Buonasera a tutte e a tutti. Benvenuti a questo terzo ciclo di dialoghi sinodali che è promosso da molte fedi sotto lo stesso cielo insieme a ACLI Lombardia. E parleremo di sinodo, e sinodo pare essere oggi la parola del momento dentro la Chiesa. Come sappiamo, sono due gli itinerari sinodali avviati che ovviamente si intrecciano. Uno è il sinodo 2021-2023 della Chiesa Universale, che è intitolato Per una Chiesa Sinodale, Comunione, Partecipazione, Missione. Vedete il logo. Sinodo che è stato aperto l'ottobre scorso, prima in Vaticano e poi in ogni diocesi del mondo. L'altro è il vero e proprio cammino sinodale, vedete anche qua il logo, dell'italiano, che si snoderà per 4 anni nel solco delle indicazioni emerse dal convegno ecclesiale di Firenze del 2015. Anche se è di grande attualità, sinodo resta un termine difficile da maneggiare, che rimanda al lessico tecnico dei teologi, dei canonisti. Noi non siamo ancora capaci di leggervi in trasparenza il suo significato etimologico, che semplicemente vuol dire camminare insieme. Riesce invece a farlo con molta naturalezza Papa Francesco, che non a caso ha fatto di sinodo una parola chiave del suo pontificato. Camminare insieme, lo capite bene, trasmette immediatamente due caratteristiche fondamentali, tenendole insieme. La prima è il dinamismo del movimento, di un processo che punta a un cambiamento. Chi vuole che tutto rimanga com'è, certo non si mette in cammino. La seconda è espressa dalla parola insieme. Il processo sinodale si pone nella linea della costruzione di un noi ecclesiale, anzi, per molti versi, è la traduzione ecclesiale di quelli che Papa Francesco, rivolgendosi anche a chi non fa parte della Chiesa, nell'enciclica Fratelli Tutti, chiama processi che possano costruire un popolo capace di raccogliere le differenze. La famosa convivialità delle differenze di Don Tonino Bello. Ecco, un mondo frammentato come il nostro ha disperato bisogno di vedere che sono davvero possibili processi di reale incontro tra le differenze senza che nessuna di queste sia negata o schiacciata. Per questo io credo che la Chiesa sinodale è anche immediatamente un segno profetico di quella che la Lumen Gentium chiamava l'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Allora noi siamo felicissimi, ma davvero è molto orgogliosi e contenti di iniziare questo terzo ciclo di dialoghi con il Cardinal Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna dall'ottobre 2015. Ben arrivato, Don Matteo. Eccoci, bentrovati, sono io che ringrazio dell'opportunità perché beh, è un po' un camminare insieme, quindi mi fa bene, spero di poter aiutare nella riflessione, ma comunque sia lo faccio in ogni caso volentieri. Ah, Io ecco, davvero la ringrazio davvero di cuore e con me a dialogare con Don Matteo e Paolo Vavassori, responsabile della vita cristiana delle ACLI di Bergamo, a cui cedo subito la parola. grazie, buonasera a tutti. Grazie Cardinal Zuppi per aver accettato di partecipare a questi nostri dialoghi. Inizierei subito con una prima domanda che serve a inquadrare il tema centrale del Sinodo Universale, di cui devo dire, almeno in Italia, sembra che non sia stata colta dalla maggioranza del popolo di Dio, l'enorme portata. I sinodi sono sempre dei momenti di grande importanza per la vita della Chiesa, perché la mettono a confronto col tempo che sta vivendo, per portare a quei cambiamenti che la mantengono parte viva non solo della vita ecclesiale, ma anche proprio della vicenda umana più in generale. Ecco, in quest'ottica di cambiamento d'epoca, come Papa Francesco spesso ci ricorda, ecco, il Papa individua come punto nodale su cui incentrare la riflessione sinodale quello di avviare il rinnovamento della Chiesa sul tema della sinodalità.
Infatti ha detto: la sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. Ecco, ci aiuti lei a capire perché fra le tante questioni importanti che si potevano porre, la sinodalità è quella su cui si gioca il futuro della Chiesa. Dunque, grazie davvero dell'opportunità del confronto, degli stimoli. Ecco, in questo senso il cammino non è, come dire, qualcosa già di tracciato, di sicuro, con chiarezza, in cui già sai quello che devi, dove devi arrivare, quello che devi fare, chi incontrerai, che risposte ti saranno, che domande ti saranno, con cui, da cui sarai raggiunto e le risposte che devi dare. Questo qualche volta è stata anche un po' la nostra tentazione, cioè di pensare che il mondo cammini dietro a noi, e che di avere prima chiaro tutto quanto, diciamo così, dimenticandoci quelle indicazioni evangeliche, cioè diciamo così, che di tuniche, l'aggiornamento delle tuniche ne vogliamo parecchie, ecco, diciamo così, e qualche volta ne facciamo di fatto una condizione, no? Per cui invece di andate e di quella raccomandazione, anzi di non prendere nulla per il viaggio, tendenzialmente vogliamo prendere parecchio, forse perché ci sentiamo appunto insicuri, cioè che ci fidiamo poco di quello che il Signore ci dice e ci dirà, e forse perché le strade sono pericolose, dimenticando che noi siamo chiamati a essere il buon samaritano, che cambia anche strada perché incontra quell'uomo mezzo morto, l'imprevisto gli fa trovare anche però il prossimo, oltre che l'imprevisto che per cui interrompe il suo camminare. Se non si cammina, si sta fermi, e c'è poco da fare. Allora, se si sta fermi, il mondo non sta fermo, gli altri camminano, qualche volta purtroppo con molta confusione, qualche volta nella direzione non auspicata, non auspicabile, sbagliata, qualche volta dietro a delle sintesi pericolose o a dei richiami così allettanti, mirabolanti, semplificanti, che sembrano far arrivare subito, dare, trovare subito le risposte, far sentire importanti, vincere la paura del cammino. Ecco, mi sembra che stiamo proprio vivendo un momento come questo, no? E poi ci sono le avversità del cammino, e anche questo noi stiamo vivendo, cioè le pandemie che così, con la pandemia del Covid, la pandemia della guerra, che ci pongono seriamente il problema appunto del camminare. Quindi, se non si cammina, si sta fermi, il mondo va avanti, e il terzo elemento è insieme. E anche su questo, dobbiamo dire la verità, non è che proprio è il nostro forte, cioè è curioso, perché la Chiesa è riunirsi, l'essere insieme, è ritrovarsi dei fratelli. Molte volte abbiamo dei cammini molto, molto disarticolati, molto isolati, sappiamo insomma poco camminare insieme, c'è quello che va sempre avanti, quello che resta indietro, quello che va per conto suo. Cioè, sappiamo poco camminare insieme, e qualche volta pensiamo che camminare insieme è come essere intruppati, va? Diciamo così. Quindi diventare appunto un insieme indistinto. La Chiesa non è affatto un insieme indistinto, non siamo affatto intruppati, non andiamo, non restiamo fermi, ma non vogliamo nemmeno andare in ordine fortemente sparso, come se poi questo permettesse maggiori esperienze o le capacità di ciascuno. Dobbiamo imparare a camminare insieme, e non è affatto scontato, tutt'altro. Un'ultima piccola notazione due piccole notazioni sulle domande che mi hai fatto. La prima è: in Italia non è stata colta. Sì, la mia impressione è che effettivamente questa scelta del cammino sinodale, quindi non di un sinodo, perché il sinodo vuol dire anche delle regole, vuol dire dei momenti, delle rappresentatività, vuol dire anche qualcosa di percettivamente già di più chiuso, no?
mentre il cammino sinodale voleva proprio, è stata la scelta proprio di rappresentare qualcosa che inizia, poi dobbiamo verificare dove andiamo con più chiarezza e determinare alcuni obiettivi. Abbiamo concluso il primo dei due anni dedicati all'ascolto. Perché l'ascolto? Perché qualche volta può sembrare tempo perso, no? Qualche volta ci sembra, diciamo, ma noi dobbiamo dire le cose che perdiamo tempo ad ascoltare. Qualche volta ci sembra addirittura che abbiamo ascoltato fin troppo. Però peccato che la gente non è che proprio si sente ascoltata dalla Chiesa. Allora, siccome la gente normalmente non si sente molto ascoltata dalla Chiesa, forse, come dire, almeno provare a dire, fermarci un po', dire, ma allora, sentite un po', ecco. Poi questo non vuol dire anche che non ascoltiamo, ma se la gente se non si sente ascoltata, forse dobbiamo fare qualcosina in più, ecco, perlomeno. Poi dovremmo ascoltare anche tanti che spesso non ascoltiamo, o che ascoltiamo in maniera sbrigativa, in maniera rapida, di cui non ascoltiamo le domande profonde. Ci vuole anche del tempo, no? Per ascoltare una persona. È come quando uno fa, quando nel nostro colloquio, purtroppo così in diretto, però poi c'è bisogno anche di andare in profondità, di capire le sfumature, no? Che sono così importanti. Perché effettivamente se non ascoltiamo, parliamo sopra. Oppure parliamo qualcosa che finisce per diventare un po' come il latino, cioè che o non si capisce o che pensiamo di sapere già quello che si dice. Ecco, quindi questa considerazione, cioè che in effetti dobbiamo incontrare tanti compagni di viaggio, quindi non è soltanto parlare tra di noi, diciamo, dalle persone più coinvolte, il rischio sarebbe quello di parlare tra addetti ai lavori. Speriamo di no, credo che il cammino di quest'anno ha anche coinvolto tanti, ma certamente deve coinvolgere anche i tanti compagni di viaggio. Ecco. E l'ultima cosa che avevi detto, che è importantissimo, i cambiamenti d'epoca. Cioè, il mondo effettivamente c'è, così, alcuni segni dei tempi che non possiamo ignorare. E che ci chiedono qualche cosa oggi, e quindi anche qualche cosa oggi nel mondo e nelle nostre chiese e in Italia. Sì, credo che questo è il vero rinnovamento, ed è anzitutto una domanda spirituale, non è un fatto tecnico, no, non è, Paolo Francesco ha insistito, guardate che non stiamo facendo una rilevazione sociologica o così, fare una statistica, e soprattutto un fatto spirituale. E questo credo che ci chiede anche già proprio di per sé un cambiamento personale, e che crediamo che l'anno venturo in cui dobbiamo scegliere alcuni temi su cui continuare a discutere, a parlare tra di noi e a cercare di parlare con i tanti compagni di viaggio su alcuni temi che saranno frutto della lettura di tutte quante le relazioni che le varie diocesi hanno già mandato alla segreteria del Cammino Sinodale. Grazie Don Matteo. Penso anch'io che serva una postura spirituale per entrare nella dinamica sinodale. Eppure il Sinodo Universale, insieme a quello della Chiesa italiana, ho detto, ha preso avvio l'ottobre scorso. E dunque siamo a una distanza di alcuni mesi dall'avvio. E la prima impressione è che, nonostante alcune lodevoli eccezioni, la Chiesa italiana non si è in fermento per il cammino sinodale. Certo, abbiamo incrociato ancora la fase pandemica, abbiamo poi incrociato il dramma del conflitto in Ucraina, però la percezione e anche l'osservazione ci viene da molti luoghi che in tante realtà locali il percorso sia quantomeno sotto traccia. E
per cui c'è la preoccupazione che il cammino e questo impegno sinodale venga disatteso, al punto che il Papa ha più volte richiamato la necessità di prendere sul serio questo processo sinodale, addirittura lì alla diocesi di Roma ha detto: sono qua per dirvi che lo Spirito Santo ha bisogno di voi. E il segretario del sinodo, il cardinale Grech, a febbraio di quest'anno ha ripetuto che ai vescovi, e quindi credo l'abbia detto anche in una occasione in cui era presente anche lei, di prendere sul serio il sinodo. Ecco, allora la domanda diretta è proprio questa: cosa sta succedendo? Stiamo rischiando di sprecare questa enorme opportunità di rinnovamento della Chiesa? E perché i cristiani, clero e laici, sono così tiepidi sul il cammino sinodale? Dunque, io allora, credo che non dobbiamo nascondere le difficoltà, questo sarebbe veramente sbagliato proprio. La tentazione dello struzzo, in realtà, così di nascondersi, nascondere la testa, di non pensare che accanto non succede niente, ce l'abbiamo sempre tutti quanti. No, io non voglio assolutamente minimizzare le difficoltà. Dobbiamo anche dire che, per esempio, in molte parrocchie, molte diocesi, c'è stato anche un bel lavoro di esame delle domande, tante, importanti. E di applicazione del metodo. Il metodo, grosso modo, è sostanzialmente quello di Firenze, quindi parlare personalmente, non quindi tavole di discussione, che poi il rischio di quelle che, insomma, c'erano quelli che riscrivevano volumi di teologia in 20 minuti, oppure ci si accapigliava due, che notoriamente, no, quello che è, si accapigliava con quell'altro e chiuso il discorso e buttato via l'incontro, no? E invece, appunto, parlare personalmente, tre minuti, il silenzio, proprio un metodo anche proprio di imparare anche un pochettino ad ascoltarci tutti, non soltanto la Chiesa che ascolta se stessa e ascolta gli altri, ascolta i compagni di viaggio, ma anche un po' tutti quanti noi, insomma, abbiamo qualche difficoltà d'ascolto, direi che ce l'abbiamo un po' tutti quanti, no? Parliamo molto sopra gli altri, difendiamo le ragioni invece di provare a capire i problemi, no? Ecco, problemi ci sono stati, certamente quello della pandemia non è secondario, cioè insomma, direi che tutti gli incontri nelle parrocchie hanno avuto dei rallentamenti oggettivi, insomma, proprio di pochissime settimane di riprese, di possibilità di incontro. A questo aggiungerei forse anche una dose di disillusione, cioè, ma tanto a che serve, diciamo così. Alcuni più navigati dicono: vabbè, ma insomma, l'ho detto tante volte, non è mai cambiato niente, siamo sempre le solite, eccetera. Oppure, come dire, citate il suo giocarello, quando poi le vere sfide sono altre, dobbiamo affrontare le vere sfide. Non è un giocarello, serve proprio per affrontare le vere sfide, no? Però la domanda, in fondo, con questo sottofondo a volte un po' amaro di scetticismo, la domanda è: ma servirà? Avrà un seguito? Che cosa accadrà di quello che io dico? Con anche sempre qualche volta anche poi la presunzione, come dire, che poi tutti quanti non fa quello che dico io, che insomma non è proprio così, mi auguro anche che non sia mai così, ma che tutto porti a un vero discernimento in cui tutte le cose dette comunque sono state raccolte, le relazioni, io parlo di quella di Bologna per esempio, è stata una relazione molto bella, ricca di tanti di cose anche molto vere, di tante fatiche anche che sono state presentate, di alcune necessità, di alcune sfide che credo che la commissione centrale, che poi è guidata quella da Monsignor Castellucci, il vicepresidente della CEI e vescovo di Modena e Carpi, insieme alla sua commissione e anche ad altri che poi saranno nominati successivamente, dovrà impostare il lavoro per l'anno prossimo. Allora, sì, la disillusione, la pandemia, una certa disillusione, qualche volta forse aggiungerei anche la disabitudine.
ascoltarci per davvero e quindi anche avere qualcosa da dire, da comunicare, e non è così scontato, non è così scontato. Per cui credo che è anche un po' un avvio che ha anche bisogno del suo tempo, ecco, senz'altro. Quello che penso, mi sembra che sia molto ancora decisamente carente, è l'ascolto, diciamo, del compagno di viaggio. Sì. Questo credo che dobbiamo molto insistere. Ci sono state esperienze anche molto belle, per esempio confronti con gruppi di appartenenza, oppure con i politici, o con moltissime, però, che hanno fatto con i genitori del catechismo, che è già in questo caso un mondo molto più largo, diciamo, di quelli che vengono frequentano la parrocchia o le comunità. Ma poi c'è tutto il problema, appunto, del mondo di fuori. Questo credo che dovrebbe essere un grande sforzo da continuare per i mesi prossimi. Ecco, grazie. Volevo chiederle, il sinodo ci è stato presentato attraverso il documento preparatorio e il Vademecum, e colpisce, almeno a me ha colpito molto, leggendo questi documenti, come si ripeta più e più volte l'importanza che la prima fase, la fase dell'ascolto, debba riguardare tutti, a cominciare dagli ultimi, dagli scartati, dalle periferie esistenziali e spirituali del nostro tempo. Cioè viene allargato molto, molto il cerchio dell'ascolto, fino appunto a arrivare un po' a questa zona di, come dire, un po' di bordo, di confine. Questo è anche il primo sinodo che si svolge secondo un meccanismo in cui l'ascolto del popolo di Dio diventa strutturale, è una parte essenziale del cammino. Ecco, che cosa significa far diventare strutturale l'ascolto di tutti all'interno della Chiesa, a partire appunto dalle parrocchie, alle diocesi, fino a che diventi uno stile diffuso e comune? Dunque, tante notazioni. Direi che l'ascolto è una dimensione, deve essere una dimensione strutturale. Faccio l'esempio di Emmaus, che forse è quello anche che tutti quanti noi conosciamo, ed è anche il più evidente, di Gesù che prima ascolta, chiede, si domanda di che cosa state discutendo lungo la via, e ascolta, e poi comincia a parlare. E quindi si scalda il cuore, no? E fa il cammino, percorrere la strada insieme, no? In questo senso, appunto, proprio era, diciamo, proprio il senso del cammino della Chiesa, no? Che si fa pellegrina e che si fa compagna di viaggio dei nostri pellegrini, di quelli che noi incontriamo. In questo, riprendo un attimo la tua notazione, tutti, forse dovremmo anche dire a cominciare dai poveri, eh? Cioè questa è una cosa che facciamo molto poco, mio parere, cioè i poveri li ascoltiamo poco, nel senso proprio anche proprio stretto del termine, molte volte massimo rispondono soltanto a qualche domanda tecnica o di identificazione e poco altro. Purtroppo, mentre dobbiamo imparare tanto ad ascoltare i poveri, ascoltare le vere domande, ascoltare le ferite della loro vita, perché sono poi loro che ci aiuteranno a capire, ci aiutano a capire il senso del nostro amore per loro, e anche la necessità del nostro amore per loro, e anche il fatto che sono i nostri fratelli più piccoli, e quindi non sono un oggetto, ma sono un soggetto che è all'interno
della Chiesa all'interno della famiglia, non diciamo l'attività fuori dalla famiglia e poi cioè, torniamo a casa nostra. No, quelli stanno già a casa nostra, siamo noi che dobbiamo ricordarci che devono stare a casa nostra, se non ci stanno non c'è casa di Dio, non c'è casa del Signore, se mancano i poveri non c'è il Signore, sta fuori anche il Signore con loro. La Chiesa se non è sinodale non è Chiesa. Ora, è vero quello che avete detto all'inizio, è molto giusto, che sembra un termine piuttosto teologico, ed è un termine piuttosto teologico, è un termine che si usa molto poco, laicamente non si usa, non è che andiamo a fare una passeggiata sinodale, non l'ho mai sentito, ecco. Camminiamo insieme, sì, ecco. E la Chiesa o cammina insieme, e insieme con i tanti compagni di viaggio, con gli uomini del suo tempo, dentro il suo tempo, oppure non è Chiesa, no? Ecco. In questo senso credo che l'esperienza anche di questi mesi, anche nella difficoltà, quella che accennavate prima, ci deve aiutare a scegliere, diciamo, sia gli argomenti, ma anche forse l'aggiustamento nei modi, nelle modalità, insomma, di discussione, che permettano un coinvolgimento maggiore e un ascolto quindi maggiore. Sì. Quindi l'ascolto è strutturale. Una chiesa che non ascolta rischia di sentirsi incompresa, per esempio, perché molte volte non comunichiamo più nei modi, perché non pensate ai giovani, per esempio, no? Ma che non è problema di fare lo slang, perché così pensiamo che ci capiscono di più, che una cosa più delle volte è un po' penosa, no? Ma capire il linguaggio profondo, quello sì. Capire le domande vere, la fatica appunto, e questo è possibile soltanto nell'ascolto, che insisto, richiede il suo tempo. Ecco, non è una impronta digitale, tutt'altro, o perlomeno per prendere quell'impronta ci impieghi parecchio prima di poterla registrare. Di sicuro uno dei frutti che questo ha portato, per esempio, laddove sono avviati un po' di gruppi sinodali, è stata una comunicazione maggiore, l'idea di ritessersi, di ritessere le comunità. Ecco, questo credo che senz'altro e deve essere, speriamo, mi auguro che sarà uno dei frutti del cammino sinodale, cioè di ricostruire il pensarsi insieme in una dimensione dinamica e non statica. Ecco, grazie. A proposito di queste criticità a cui può portare l'ascolto così allargato, osservo che dopo questa prima fase del cammino sinodale della Chiesa italiana, che viene condotta in parallelo col Sinodo universale, poi la Chiesa italiana individuerà dei temi specifici su cui proseguire il suo Sinodo nazionale. Ecco, quando si va a guardare i sinodi nazionali abbiamo anche l'esperienza recente della Chiesa tedesca, il cui sinodo ha portato a profondi contrasti e divisioni. Ricordo ad esempio che in una lettera recente, firmata da 70 vescovi di diversi paesi, si esprime la preoccupazione per il cammino sinodale della Chiesa tedesca, che secondo i firmatari, dicono testualmente, provoca confusione sull'insegnamento della Chiesa e mostra più sottomissione e obbedienza al mondo e alle ideologie che a Gesù Cristo come Salvatore. Alcuni arrivano addirittura a paventare il rischio di uno scisma. Il sinodo, quindi, può essere uno strumento anche, come dire, molto delicato da trattare, da maneggiare con attenzione,
come insegna anche la storia. Ecco, al tempo stesso questa preoccupazione rischia di farci camminare con il freno tirato, mantenendo magari le finestre chiuse a quella invece ventata di aria nuova che auspica da tanto anche Papa Francesco. Ecco, come possiamo muoverci per evitare, da un lato, scivoloni, ma dall'altra parte anche di evitare di sterilizzare la fecondità che il sinodo deve portare con sé? Dunque, anzitutto c'è una grande differenza fin dall'inizio, cioè lo accennavo prima, la decisione dei vescovi è stata proprio quella di non fare un sinodo alla tedesca, cioè di non fare un sinodo nazionale, di non fare un sinodo, appunto, che richiede delle procedure, dei temi fissi, una preparazione, uno svolgimento e una chiusura, mentre invece appunto il cammino sinodale. Questo credo che sia già una prima grande differenza. La seconda differenza, e soprattutto in questo primo anno d'ascolto, in questi due primi anni d'ascolto, è che non ci mettiamo a fare a riscrivere la teologia, ma a parlare di noi, a parlare, diciamo, di quella teologia della vita, che è la nostra vita stessa, con i problemi e le difficoltà, senza mettere da parte nessuno dei problemi. Cioè, credo che nelle sintesi sono emersi anche tutti i problemi, ma in questo approccio personale, quindi che ci deve dare l'aspetto diciamo umano, no? Quello per cui poi dopo certamente avremo anche tutta la sfida delle scelte pastorali da compiere, no? Ma intanto ripartendo dai dati concreti e non da una ideologia o non da un confronto, diciamo così, teorico, no? Ma anzitutto proprio molto legato alla vita concreta. Come tu accennavi, la continuazione saranno concentrandosi su alguni temi. Non ho proprio un paio di idea quali possono essere i temi, quali saranno i temi che emergeranno come quelli più rilevanti nelle varie, leggendo tutti i tantissimi contributi che le diocesi hanno mandato. Credo che certamente identificheranno le questioni più importanti, e io mi auguro che questa specificità farà crescere anche, diciamo, il cammino sinodale dell'anno 21, perché appunto forse con una maggiore precisione sarà più facile intervenire, insomma, affrontare i temi e coinvolgere nell'affrontare i temi. Sì. Quindi non dobbiamo riscrivere, no? Ma intanto capire lo spessore dei problemi, capire i problemi, e poi dopodiché ci sarà tutto il lavoro del discernimento. Adesso venire anche a un aspetto molto rilevante quando si parla di esercizio della sinodalità all'interno della Chiesa, perché parlare di sinodalità implica anche riconsiderare le responsabilità, i ruoli e l'esercizio del potere all'interno della Chiesa, da parte del clero e da parte dei laici. È una questione che può portare a dei cambiamenti profondi, con notevoli implicazioni. Ecco, mi ha colpito leggere a questo proposito la lettera che il segretario generale del sinodo, il cardinale Grech, e l'arcivescovo Yu Kun-sik, prefetto della congregazione per il clero, la lettera che hanno scritto sul sinodo ai sacerdoti, che usa dei, così, è molto diretta, molto esplicita, esattamente scrivono questo:
Ma ci può essere anche un altro timore, dicono, se si sottolineano tanto il sacerdozio comune dei battezzati e il sensus fidei del popolo di Dio, che cosa sarà del nostro ruolo di guida e della nostra specifica identità di ministri ordinati? Aggiungono, si tratta senza dubbio di scoprire sempre più l'uguaglianza fondamentale di tutti i battezzati e di stimolare tutti i fedeli a partecipare attivamente al cammino della missione della Chiesa. Avremo così la gioia di trovarci a fianco fratelli e sorelle che condividono con noi la responsabilità per l'evangelizzazione. Ma in questa esperienza il popolo di Dio potrà e dovrà venire in rilievo in modo nuovo anche il peculiare carisma dei ministri ordinati di servire, santificare e animare il popolo di Dio. Quindi il cammino sinodale richiederà una riflessione sul carisma dei ministri ordinati, ma non meno impegnativa e laboriosa sarà la strada che devono percorrere i laici battezzati. In base alla sua esperienza, la Chiesa si sta veramente attrezzando per intraprendere un cambiamento così impegnativo? E questo cambiamento deve avvenire attraverso il sinodo. Come dire, gli stiamo dando l'importanza che richiede anche così per venire a sostegno nei confronti di tutti, sia clero che laici. Ma io penso ancora no, cioè penso che ancora dobbiamo camminare parecchio. E penso che tu sollevi un problema importantissimo perché, per esempio, il problema del clero e il problema, diciamo, della corresponsabilità con i laici, no? Che è un problema chiave, evidentemente, sia per il futuro, ma pensando appunto in molte diocesi, una certa contrazione del clero, ma al di là del problema numerico, il problema non è che è proprio un problema teologico, no? Cioè che se in fondo la cura della Chiesa, il ministero della Chiesa, poi alla fine è soltanto il ministero del presbiterale, non va bene per tutti, no? Dobbiamo anzi coinvolgere in quella che, insomma, 40 anni fa chiamavamo corresponsabilità, si chiama sempre corresponsabilità. Però come certi termini, e mi auguro che anche sinodalità non venga a noia, per cui è meglio usarlo poco, perché poi in genere rischiano di essere parole di moda o rischiano di essere delle parole che pensiamo significhino qualche cosa, ma che se poi non lo significano e tradiscono se stesse, capiamo anche la delusione, no? La disillusione, l'idea che tanto poi non serve a niente, eccetera. Ecco. La sfida è quella, la Chiesa, diciamo prima, è sinodale, è sinodo. Nella Chiesa c'è una dimensione così di paternità e una dimensione di fraternità e una dimensione di servizio, di ministero, di vari servizi e ministeri che la Chiesa richiede, e poi c'è sempre una dimensione di fraternità e di servizio di tutti a tutti. Ecco. Se non c'è questa, penso che no, che rischiamo davvero di arrivare tardi. Cioè, che cosa sarà dei nostri preti, chiedevi, no? I preti hanno senso se c'è la comunità, se c'è una comunità con la quale loro si pensano, pensano il loro servizio. In fondo, cammino sinodale, questo anche vuol dire di ritrovarsi, di camminare insieme, che io trovo il senso del mio presbiterio, del mio essere presbitero, perché mi penso in una comunità con una storia, con dei volti, con delle situazioni concrete, non appunto in astratto. La Chiesa non è laboratorio. Quando la Chiesa si riduce in laboratorio, qualunque stile di laboratorio possa essere, tradiamo il Signore, la Chiesa sarà sempre in quel grande laboratorio della vita, che in quel grande laboratorio che è la vita, ed è la vita vera, ecco, non
quella che possiamo sterilizzare o analizzare, studiare, scomporre, ricomporre in laboratorio, in quella dinamica spirituale che è condividere, camminare insieme, pensarsi insieme. Sì, è una grande sfida, penso la sfida dei ministeri, a mio parere sarà una grande sfida per la Chiesa, perché abbiamo bisogno di comunità che abbiano una loro articolazione, no? Perché affrontino anche qualche volta la difficoltà della mancanza del clero, più molte volte la difficoltà della mancanza del clero, ma che la mancanza del clero non significa la mancanza della Chiesa, anzi, non anzi, dobbiamo far crescere in tutti il senso della responsabilità dell'appartenenza alla Chiesa. Ma sempre come qualcosa di positivo, ecco, non in negativo, ma sempre come qualcosa che guarda avanti, che prepara il dopo. Chiaro, chiaro. E per finire, due domande proprio. La prima, in parte riprende una sollecitazione che ha detto a proposito dei poveri. Ecco, mi chiedo come dare voce, dentro questo cammino sinodale a chi sta ai margini della Chiesa, poveri e non solo. E l'altra invece che mi pare più, che dire, è una sfida, no? Cioè il processo di scristianizzazione anche in terra italiana galoppa. Lei vive nell'Osservatorio di Bologna, noi siamo in Lombardia, una regione, che dire, in parte più protetta, ma cui sono evidenti segni di decomposizione di un mondo che ha retto fino all'altro ieri. Ecco, io quello che vorrei che terminasse raccontandoci dove a suo avviso sta la preziosità della vicenda di Gesù di Nazareth per l'uomo del nostro tempo, per questo uomo. Allora, direi che sono delle domandone, veramente. Come? Io rispondo con qualche esempio e poi come li troviamo se abbiamo relazioni con i poveri, cioè se li conosciamo, non è che possiamo, no? Se abbiamo un rapporto con loro e non, diciamo, non sono oggetto del nostro servizio, ma abbiamo un rapporto, una relazione. Papa Francesco direbbe: ma lei l'hai toccato, l'hai preso per mano, l'hai guardato negli occhi, cioè hai cercato la relazione con lui, hai iniziato la relazione con lui. Ecco, questa è la vera sfida. Racconto, per esempio, abbiamo fatto due bellissimi gruppi sinodali, uno con i disabili e anche le loro famiglie, e l'altro con i senza fissa dimora, qui c'è una tradizione nella Caritas di Bologna del tè delle tre, che è proprio sempre stato un incontro in cui, per certi versi, proprio col metro di Firenze, cioè ognuno parla personalmente, non ci si accapiglia a due o a tre a tre, ma si parla personalmente, non si commenta, anche per questo, anche per permettere a tutti di parlare liberamente, di parlare senza restrizioni, no? Senza che poi qualcuno possa dire: ma scusami, ma perché non me l'hai detto? Ma quante volte bisogna anche creare le opportunità perché qualcuno ce lo possa dire. Allora, per esempio, questo tè delle tre è un bellissimo momento in cui queste persone che vivono per strada hanno il tempo, sanno che c'è qualcuno che li ascolta e che si preparano su quello che sul tema in genere sono commento a brani evangelici, no? Ma questo per fare due esempi, insomma, i disabili e poi penso che dovremmo far noi anche tanto ascolto, aiutarci in tanto ascolto nel nostro rapporto con loro. L'altra seconda, ed è fondamentale, non c'è dubbio, no? Proprio perché allora la Chiesa è davvero di tutti, preferibilmente dei poveri, ma non è un auspicio, come dire, oppure una cosa che ci innamoriamo un po' come qualcosa di lontano, un po' di teorico. No, no, la Chiesa è di tutti e particolarmente dei poveri, quindi dobbiamo averceli, dobbiamo ascoltarli, dobbiamo
farli camminare con noi, dobbiamo riuscire a farli camminare e farli camminare con noi. Il problema della cristianizzazione, senz'altro, direi che è molto evidente, qualche volta facciamo ancora fatica noi stessi a capirla, ad accettarla, ci sembra poi in fondo che sia quasi un po' un pessimismo, oppure che sia così un modo per complicare le cose semplici. No, credo che la cristianizzazione è così evidente, ma non è soltanto un problema numerico, non lo ridurrei a un problema numerico, no? Non è quella la cosa. Però la cristianizzazione ci aiuta a rimettere al centro il Vangelo. Questo sì, e la cristianizzazione ci aiuta forse a essere più cristiani e a far conoscere, diciamo così, di più il cristianesimo, che è diverso dalla cristianità. O meglio, la cristianità per un periodo ha rappresentato delle cose, qualche volta non è stato più un simulacro o delle modalità esteriori a cui davamo un valore che non avevano, tant'è vero che, come dire, che facilmente poi si è persa, ma la sfida, diciamo, di essere cristiani in un mondo in cui è prezioso oggi Gesù, preziosissimo, preziosissimo. Io penso, anche qui non è che lo dico perché dice, vabbè, quello è il vescovo, per forza che dice, ma è veramente, ci aiuta a noi a capire l'angoscia, le domande, e avere compassione della folla e a capirne le tante domande, le tante aspirazioni. Ed è prezioso in un mondo che ha attraversato da tanta paura, attraversato da tante incertezze, che facilmente può essere preso nei tanti ingorghi individualistici per cui poi siamo sempre intorno a noi, e invece sì, la grande spinta di Gesù, di una umanità che ti sa capire ma non ti asseconda, che ti ascolta ma non fa come qualche consulente che poi insomma ti dà le istruzioni per l'uso ma non ti dà la passione per usare te stesso o il motivo per cui usare quello che sei, per chi farlo, no? Ecco, sì, no, penso che sia davvero prezioso oggi. Prezioso anche parlare della vita oltre la vita, eh? Prezioso non, perché se la vulnerabilità, il limite che la pandemia, il Covid e le pandemie ci ripropongono, ci riproponga anche il problema di fondo della vita oltre la vita e quindi anche il senso della nostra. Ecco, direi che quanto ha ragione Pietro quando dice: ma Signore, ma da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Abbiamo tantissime parole. Tantissime parole anche ammiccanti, intensissime, che ci coinvolgono nell'illusione di fare qualcosa di straordinariamente forte, ma non ci risolve, e poi non è così. Quello che il vero problema è quello di risolvere il nodo, diciamo, della vita, che è la vita, che non finisce. Io ringrazio davvero di cuore Don Matteo per la franchezza, la parresia con cui si è espresso, ma anche per questo sguardo buono. In fondo lui all'inizio ha detto il cammino sinodale non è qualcosa di già tracciato, di sicuro. Il sinodo obbligherà, io credo, la barca della Chiesa a navigare in mare aperto. Allora, vedete, lo dico come Acli, molti vedono questo andare in mare aperto come una catastrofe, una rovina. A noi piace invece immaginarla con un'altra immagine, che è quella del parto. Si sono rotte le acque, la disgregazione del precedente equilibrio è in funzione di uno nuovo. Cioè che sta accadendo nella Chiesa di Bologna, nelle Chiese lombarde, nella Chiesa italiana, non è la fine del mondo, ma di un certo mondo, è l'inizio di un mondo nuovo, eh? Non è la fine del cristianesimo, ma di un certo cristianesimo. Tanto noi siamo in mezzo al guado. La tentazione, lo capiamo, a volte di tornare indietro verso i lidi sicuri di un tempo. Peccato che non ci siano più nei lidi nel tempo. Occorre dunque stare con coraggio e fiducia nel tempo presente. Ho letto la nota pastorale di Don Matteo, tutti più missionari, ed è bellissimo l'incipit in cui lui dice:
tutti i tempi sono il kairos di Dio, quelli opportuni per vivere oggi il suo amore, testimoniarlo, seguendo Gesù nella sua appassionata scelta di salvare gli uomini. Altrimenti, scrive Don Matteo, sempre accesi da zelo per la religione, finiamo per diventare quei profeti di sventura di cui parlava Giovanni XXIII. E dunque davvero che il sinodo sia questo andare in mare aperto, secondo l'indicazione, diceva adesso, che è quella del Vangelo, e quindi con uno sguardo che cambia. In fondo io credo che seguire la vita laddove questa vita a volte traci, ma anche fuori i recinti dei nostri perimetri, anche ecclesiali, è perché lì noi possiamo soltanto dire l'unica cosa che da credenti possiamo dire a questo tempo, che è l'umanità del Vangelo. Quindi davvero grazie, grazie Don Matteo per il magistero, per il servizio continuo, grazie per la disponibilità. Don Matteo è stato ospite più volte a Molte Fedi e per noi è stato un grande regalo, è stato un grande regalo averlo qui con noi stasera. Ringrazio di cuore Paolo Vavassori e ricordo che il prossimo appuntamento sarà, vedete adesso, vedete, settimana prossima, sempre di martedì, con una teologa, cioè il format è con un vescovo, in questo caso siamo partiti alla grande, con un cardinale, poi una laica, Simona Segoloni, e tra 15 giorni avremo un laico, che è Brunetto Salvarani. Sempre alle 19, dalle 19 alle 19.45, sempre di martedì e sempre sui canali social di Molte Fedi e di Acri Lombardia. E davvero per questo io davvero di nuovo il mio grazie a tutti voi e a Don Matteo in particolare. Buonanotte. Grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie.